poi ovviamente in maniera conflittuale a seconda dei periodi storici. Un altro elemento importante, è chiaro, sono le guerre civili che come abbiamo visto hanno prosciugato le risorse dell'impero. In fondo questo seme gettato tra la fedeltà del soldato con il proprio comandante, possiamo addirittura ritornare indietro nella storia, forse addirittura Scipione l'Africano, quando a un certo punto, in un momento drammatico della storia di Roma, che affronta le guerre, la guerra punica, la seconda in particolare contro Annibale, e si deve quasi reinventare quella che era la potenza militare romana, ma legata a un fatto che i comandanti erano in carica un anno, no? Per via consolare, eccetera. Quindi in questo caso Scipione, come genio della storia, perché questo è, si può dire, uno che batte il più grande, evidentemente diventa anche lui più grande, e osteggiato dal Senato romano, e soprattutto nella campagna definitiva, quella che porterà la vittoria di Zama, è costretto a un embrione di arruolamento volontario, quello che poi sarà con Caio Mario e successivamente con le guerre civili. Quindi cosa succedeva? Partendo dalle guerre civili, in particolare a Caio Mario, faccio questo antefatto per capire poi arrivare a Costantino, e Mario Silla, una volta che Roma ha consolidato l'impero, non ha più grandi avversari, nemici, è vero, in Oriente ci sono i Parti, successivamente poi i Sassanidi, che dinastie diciamo persiane, iraniche, però è un conflitto che è al di là insomma di venire nel senso più drammatico, come poi sarà nei secoli successivi, tranne l'episodio di Carre con la sconfitta di Crasso. Quindi cosa succede? Che questi soldati, diventando non più cittadini soldati ma professionisti, si legano quindi, gioco forza, gli ufficiali che possono consentire il bottino, la conquista, pur però rimanendo legati all'idea di Roma, perché Roma è pur sempre un'idea. È chiaro che abbiamo una prima grande guerra civile in epoca imperiale, che è del primo secolo, dalla quale nascerà la legge prima italica, no? Cioè l'anno dei quattro imperatori, nel 69 muore Nerone o si fa suicidare, tra virgolette, e finché Vincente, ed ecco qui che nasce i conflitti che già sono nati prima in epoca repubblicana, Vincente, Vespasiano e così via. Quindi il problema maggiore di Roma, al di là del nemico vero e proprio, è che il fatto che al suo interno quei semi gettati in maniera malevola con le guerre civili repubblicane, dei triumvirati in particolare, si ripercuoteranno fino alla fine dell'impero. A questo punto si arriva a una situazione militare la quale gioco forza non può mantenere più le caratteristiche, parlo del soldato ma anche dell'unità di combattimento, precedenti, no? Dell'epoca del primo impero, o se vogliamo fino al medio impero, dinastia dei Severi. Perché a un certo punto, combattendosi da Massimino il Tracio in poi, i vari eserciti si distruggevano. Quindi questo legionario, che nella prima parte imperiale era il perfetto combattente, tranne gli episodi tipo la selva Teutoburgo, dove lì non è tanto il combattente ma il comandante che sbaglia, e a questo punto non riescono più i vari eserciti, i vari pretendenti, a creare ulteriori eserciti per la battaglia da lì a poco da affrontare. Ed ecco che già con Gallieno, siamo verso la fine del III secolo, la cavalleria entra prepotente nell'esercito romano, lo era anche prima, anche se in forme un po' più trascurate, è vero, c'erano le varie coorti miliarie, cioè misto tra cavalleria e fanteria, oppure le ali di cavalleria, ma era sempre un elemento di supporto, appunto ausiliario all'esercito. Poi con l'editto di Caracalla che estende la cittadinanza, eccetera, quindi questi elementi diventano anche importanti. Non solo, il contatto conflittuale, in questo caso ancora maggiore con i Sassanidi che hanno rovesciato i Parti, fanno sì che i Romani vengano influenzati. Ed ecco qui la cosa fondamentale, cioè studiare l'esercito romano in rapporto non solo all'elemento sociale interno, a cui l'evoluzione dal manipolo alla corte, ma anche in funzione del nemico. Ed è vero che gli equipaggiamenti romani nella sua storia, sempre mutuati da tutte le popolazioni circonvicine prima, poi italiche, infine Nord Europa o Mediterraneo, senza parlare poi della mediazione etrusco-greca dell'esercito tardo monarchico, primo repubblicano. Ed ecco che in effetti, vediamo la cavalleria sì, ma anche gli equipaggiamenti
cominciano a cambiare, come diceva giustamente la professoressa, e vediamo ad esempio questo elmo, no? Questo elmo dà molto l'idea del Medioevo, infatti Roma lo anticipa nell'arte, nell'architettura anche religiosa. Noi dobbiamo pensare che nell'attuale San Pietro, in precedenza c'era la San Pietro Costantiniana, che aveva tutti gli elementi architettonici e di distribuzione interna del prototipo delle chiese poi romaniche con le varie stili successivi, poi dal romanico al gotico. Cioè, utilizzando l'elemento basilicale, che era una struttura prettamente civile, si portava l'elemento religioso del fedele non più all'esterno con le aree sacrificali, quant'altro, ma all'interno, quindi inclusivo per il nuovo rito che è appunto il cristianesimo. Quindi la vecchia basilica di Costantino, e lì c'è quell'immagine che mi può aiutare, no? Quella croce latina, a differenza di quella greca ha i bracci uguali, quella latina ne ha quelli lunghi, è molto stilizzata per farci capire com'era la San Pietro Costantiniana, paleocristiana se noi vogliamo, cioè cinque navate sul braccio lungo e la parte corta della croce, il transetto e successivamente l'abside quadrato. Quindi un elemento religioso, architettonico, anche qui l'importanza di Costantino, perché in fondo è proprio grazie al cristianesimo che arriva questa innovazione architettonico-religiosa. Quindi non c'è più soltanto l'importanza, che adesso spiegherò, militare, ma anche un'influenza proprio nell'architettura che influenza l'architettura successiva nei secoli. Quindi dal punto di vista militare, ritornando a noi, sappiamo che la cavalleria romana comincia a corazzarsi, definita catafratta, mutuandola dai persiani, ma anche dagli elmi a questo punto. Questo qui è quello che gli archeologi chiamano Bercasovo, ma prescindere dal nome del ritrovamento, quello che ci fa vedere come elemento fondamentale è che non è più il classico elmo monocalotta, per intendici, di epoca medio imperiale. Tra l'altro in quelle fotografie si vede che nella prima fotografia ci sono legionari che sono di epoca imperiale traianea, che non c'entrano niente con l'epoca. Falso storico. Non è tanto un falso storico. Perché mai erano presenti? Allora, attenzione, sono due manifestazioni diverse. Quella non so quando è stata fatta, e la nostra invece l'anno scorso, proprio in occasione dell'anniversario, è stata proprio dedicata alla ricerca quasi maniacale, o perlomeno iconografico verosimile, degli equipaggiamenti dell'epoca. Quel legionario è un legionario da corona traiana, per intenderci, o Antonina, cioè si vede la segmentata, un elmo imperiale italico gallico, monocalotta, quindi insomma c'è un discorso di equipaggiamento particolare in quel momento dell'impero. Mentre successivamente noi vediamo innanzitutto lo scudo, piatto o ovale che sia, una spada lunga, non più un gladio, che ci fanno capire che questi eserciti, a partire dai conflitti delle guerre civili del III secolo, cominciano a introdurre, come ha detto la nostra professoressa, elementi barbarici, oppure elementi persiani. Ed ecco qui che Roma mantiene questa sua forma e questa sua capacità, tra virgolette, di assimilare. Una domanda, io sono andata a vedere la mostra, ci sono degli elmi, quell'elmo lì me lo ricorda tanto, è stato preso come però, allora probabilmente quello è l'originale e questa è la copia, allora andrò a vedere la mostra. No, perché quando l'ho vista entrare mi è venuto subito in mente quella ventina di perfetto, elmi, mi ha dato una bellissima informazione. Quelli lì sono degli elmi di provenienza orientale, esatto, cioè della zona anche lì di fronti orientali, quelli che davano sui parti e i sarmati appunto. Ed ecco questo. Ed erano degli, però quello era, a differenza di questo qua che invece non ha elementi di pietre preziose o altro, quello lì invece, quelli che c'erano in vetrina erano anche belli tempestati di pietre preziose. Sì, io ho Io infatti poi spiegherò anche chi sono, perché è un po' una cosa un po' particolare, no? La passione per la storia è lunghissima, eccetera. Quindi proprio quello che si diceva, la provenienza orientale, cioè attenzione, non c'era solo questa tipologia di elmo, c'erano le varianti attiche e quant'altro, cioè della provenienza greca, lo vediamo dai bassorilievi e quant'altro, ma insomma comunque l'archeologia ci ha portato queste testimonianze e questo è un caso di riproducibilità del reperto. E questo serve sempre per l'elemento iconografico, cioè si usano materiali
po' rientrano tra l'archeologia sperimentale, non tanto solo dalla riprodurre, ma anche nel riproporre quegli avvenimenti là, è riprodotto con materiali ovviamente moderni, tra virgolette, ma iconograficamente e anche dal peso deve essere quello, perché noi dobbiamo trasmettere, dobbiamo essere da tramite di una divulgazione con il pubblico tra quello che è la storia, l'archeologia e gli specialisti e quello che è la realtà di chi non si è mai approcciato.